Da alcune settimane a Taverna la Cinesud, in collaborazione con Telespazio Calabria, che cura la parte tecnica, e della Rubettina Editore, si sta realizzando un documentario sulla vita e sulle opere di Mattia Preti, cavaliere calabrese vissuto nel Seicento, che riscosse un notevole interesse per la sua inestimabile opera di artista. Lo stesso documentario sarà inserito in una collana editoriale che già raccoglie altre opere di interesse storico, culturale e artistico calabrese. Il lavoro in corso di esecuzione ripropone i luoghi dove Mattia Preti ha vissuto le fasi iniziali della sua inestimabile attività artistica. A curare il soggetto della sceneggiatura è stata appunto Anna Russano Cotroni. Il testo è stato abbastanza complicato, perché un conto è scrivere un testo per la storia dell'arte, un conto è un testo da sceneggiare, che presenta notevoli difficoltà. Anche le scene immaginate poeticamente reggono a parole, però montarle su è veramente una grande... C'è un grande mestiere, professionisti abbastanza sensibili anche a certi fatti di colore, di costume, di ricostruzione storica esatta. Sì, questa è un'esperienza nuova per me. Cioè, avevo già lavorato con il regista Franco Mazzi in questa collana di film appunto dedicata agli illustri calabresi. È una bella esperienza. Taverna ricorda sempre questo protagonista del Seicento. Certo, lo ricordiamo volentieri questo nostro concittadino, e devo dare atto e ringraziare l'amico Franco Mazzi e la Cinesud con tutti i tecnici e gli operatori, perché rendono fruibile questo personaggio storico della nostra terra, ci fanno conoscere fuori dalla nostra terra per altri motivi che non sono camorra, 'ndrangheta e fatti delittuosi, ma per un fatto altamente culturale, e di questo ne siamo orgogliosi. Mazza è quindi protagonista nel portare avanti questi discorsi che hanno la possibilità di presentare l'immagine vera di questa Calabria. Ma come penso ormai sia già noto, noi abbiamo iniziato con una collana sui 20 personaggi più illustri calabresi. Oggi siamo qui a Taverna, dove io, a parte tutto, penso che la cosa più importante è ringraziare questa città che ci ha ospitato in una maniera egregia, continua ad ospitarci, fornendoci tutto quello che ci è servito, tutto quello dalla piccolezza alle cose veramente grandi. Mi auguro di trovare ancora nel futuro disponibilità di questo tipo per poter operare, per poter continuare a realizzare questa collana editoriale voluta dalla Cinesud, da Radio Telespazio Calabria, dalla Rubettino Editore. È un Mattia Preti che si sta rivalutando, si sta riscoprendo in tutta la sua grandezza. Speriamo che tutte queste iniziative contribuiscano a renderlo sempre più grande per quello che è.